tone change. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. I'm not to be played with, because it can get dangerous. See these people I ride with. Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti per un nuovo gameplay. Stavolta siamo su Euro Truck Simulator 2. Allora, come potete notare, abbiamo un bel truck con noi e facciamo una bella missioncina insieme, anche per ricominciare l'anno nuovo con roba nuova. Allora, ci viene offerto un trasporto da Verona. Però io vorrei provare qualcosa tipo Ginevra oppure Strasburgo. Quindi passiamo dalla Svizzera alla Francia. Ho fatto qualche piccolo tentativo di registrazione, ma ultimamente Dixtory mi sta dando qualche piccolo grattacapo. Ma per fortuna, ragazzi, Luca torna sempre un nasso nella manica. Quindi sto usando il vecchissimo e glorioso Fraps, che sperando che mi stia registrando bene. Accettiamo il lavoro, anche se si prende una miseria, ma comunque almeno portiamo 16 tonnellate di tronchi per la dalla Darksen per la Spar. Ma scusatemi ragazzi, sopravvedo che devo portare dei piselli dalla Spar alla Ikea. Vabbè, ho messo alcune mod, poi vi spiegherò bene quali sono. Quindi facciamo insieme questo viaggio, perché voglio, diciamo, condividere questo viaggio con voi. Quindi vediamo anche di alzare un poco il volume. Allora, siamo all'interno del nostro truck. Ho messo alcune mod, prima di tutto ho messo delle mod, una di queste l'avete vista, la Brutal Environment, che praticamente migliora nettamente l'engine di gioco. Quindi da qua si può osservare anche come, ragazzi, da non fare questa guida come la uso io, perché poi ovviamente se vi fermano in paesi europei vi bloccano. Hai trovato un'agenzia di lavoro? Ok, sì, ecco qua, driver Jobanet. Addirittura hanno fatto pure le agenzie di lavoro. Speriamo che almeno qua si lavori, ma sembra di sì. Se hanno assunto Luca Antorno, un motivo ci sarà. Forse erano così disperati, tutti i loro autisti stavano male. Allora, vediamo un poco se riesco a passare giusto in tempo. Però fantastico che, cioè, sto facendo letteralmente pirata della strada, ma chi se ne frega, ragazzi, stiamo un po' tutti quanti insieme. Allora, ditemi se poi ovviamente questo gameplay prima di tutto vi piace. Concessionario DAF localizzato, sto localizzando tutto e di più. Vediamo un po' se ora addirittura qua che cosa c'è. Il concessionario qua, addirittura un'autostrada in costruzione. Che fortuna, ragazzi. Perché in sesta mi parte il truck? Piccoli bug, ragazzi, del gioco. Realistica come cosa, un truck che parte in sesta con... È vero che c'ha poche tonnellate addosso, cioè ha un tonnellaggio abbastanza basso. Sto portando 16 tonnellate di tronchi, però sono sempre tonnellate, ragazzi. Allora, prima avevo tentato di fare una registrazione, ma ultimamente ho notato che mi esce tutto iperlagoso. Anche ad esempio il video di benchmark di ROM 2 l'avevo registrato con Dixon e avete visto cosa è uscito, cioè una roba a livello di lag fantastica. E quindi ultimamente non so perché Dixon mi faccia questi problemi. Poi ci saranno anche numerose novità sul canale, però poi dopo ve le dirò nei prossimi video. Quindi ragazzi, se volete sapere quale di che novità si tratta, dovete stare collegati, soprattutto dovete spolliciare e soprattutto coinvolgere anche i vostri amici nella vita del canale Luca Antorno, perché più siamo meglio stiamo. Luca Antorno, come dice Andri Norris nel video di React Games, che ancora oggi ringrazio e mi auguro che possa avere
tanta fortuna di quanta ne ha iniziato a portare a me. Quindi ragazzi, se volete vi metto il link del canale di Red Games in descrizione, ragazzi, perché sono ragazzi che meritano davvero tanto, sono molto bravi, soprattutto sono alcuni di quei pochi canali, mio Dio, ho visto la morte in faccia. Allora, oddio, dannate curve, vi odio curve. Ah, perfetto, allora, dobbiamo andare, dobbiamo continuare dritto, quindi fate largo al contorno. Sto scherzando, ragazzi, ovviamente non vi vogliate male. Ok, dai, dai ragazzi, che ce la facciamo a fare questo tornante, ce la facciamo, dai, ce la facciamo, 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 senza andare a sbattere, tra l'altro, perché poi, diciamo che con questa nuova mod che ho messo, che prima di tutto ti abilita alcuni effetti spettacolari, ad esempio i fulmini che nel gioco liscio non ci sono e i tuoni che si vedono come bagliori improvvisi di luce. Allora, accendiamo anche il display perché sono pro. Allora, questo è l'unica cosa, è che questo gioco deve piacere proprio agli amanti del genere delle simulazioni. E comunque, avendo giocato a parecchi giochi simulativi, partendo da partendo dai gloriosi alcuni simulatori che giocai tanto tempo fa, erano i simulatori di volo della Seconda Guerra Mondiale, e già da lì mi iniziai a appassionare al genere. Poi quando scoprì le saghe Imperium, Total War e altro, sembra che l'ho messa leggermente da parte, ma comunque restano sempre nel cuore, perché sono comunque dei tipi di videogame che sono, per certi versi, anche se come gameplay per certi versi un po' più pallosi. Ecco, ad esempio ci sta questi ogni tanto vedete queste deviazioni, queste altre cose, queste davvero possono succedere in un lavoro reale. Quindi io vedrei anche questo simulatore per le aziende, da farlo provare ai propri dipendenti che vogliono fare i camionisti. E poi soprattutto, ragazzi, qual è il vostro sogno proibito se non quello di comandare un bestione da 3-4 tonnellate che macina chilometri, sentirsi liberi, oddio, liberi relativamente, però sapere di avere delle tonnellate da dietro che se vedi uno che ti sta sulle palle lo ammazzi. Sto scherzando, ragazzi, mai fare questo. Però mamma mia, quanto sono lenti questi. Capisco che è un simulatore, ma che palle, dai. Ora stanno ingranando la marcia. E poi la cosa bella, loro ingranano prima di me. Cioè sono 4-5 volte più veloci di me. Strano che non abbiamo ancora incontrato macchine. Cioè macchine al momento stiamo solo noi come truck. Però io mi metto sulla corsia di sorpasso perché sono un pezzo di sborone, e soprattutto perché devo andare dritto a differenza loro. Allora, come potete notare, comunque la strada libera, la pure epicness di questa registrazione, ovviamente sta andando comunque abbastanza liscia la registrazione, spero che si veda tranquillamente, perché poi se escono, che sono state queste due piccole bottarelle di lag, superamento limite di velocità. Superamento limite velocità, mi toglie 400 così all'improvviso. Nel frattempo abbiamo già 12.000 big money, e la cosa bella è che un truck ne costa 100.000, quindi hai voglia a guidare. Allora, abbiamo superato il confine, siamo ora in Francia, siamo entrati dalla France. E se sentite qualche rumore tipo drrr, vuol dire che la ruota destra è andata a toccare la linea, questa qua, gialla, addirittura la pompa di stazionamento che ho messo numerose mod. Come ho detto prima, ho messo la Brutal Environment HD, che ti migliora molto l'esperienza di gioco, e soprattutto poi ho messo anche un'altra mod che ho messo, è quella delle vere pompe di stazione, e poi soprattutto ho messo anche un'altra mod che si chiama vere compagnie per trasporto. Quindi abbiamo anche la possibilità di guidare per vere compagnie, anche se virtualmente. Quindi manca ancora un'ora e 28 minuti, ragazzi, ovviamente non reali, perché oppure davvero mi farei la barba pure. Oddio, guardate questo Peugeot,
un'altra moto che ho messo è quella del traffico, infatti il traffico anche in alcuni punti è anche più intenso, poi ad esempio nella vecchia registrazione che avevo provato a fare mi ero trovato bloccato a un casello perché mi ero trovato un camion dell'Agip fermo, un camion, un bestione che portava circa 30 tonnellate di petrolio, fermo, così in mezzo alla strada, subito dopo il casello, quindi io mi sono trovato bloccato e aveva bloccato anche tutta la gente dietro. Però poi dopo a fianco la gente si buttava dal casello a fianco, quindi mi sono dovuto buttare anch'io a rischio di fare un incidente. Però stranamente ragazzi sono circa quanto 3-4 gameplay che non faccio un incidente, soprattutto miei ragazzi, perché l'ho ripreso alcuni giorni fa proprio di mano, ero track e ve l'assicuro, la prima guida è stata qualcosa di improponibile, cioè era da metterci una musica comica e velocizzarlo al minimo per ogni singolo incidente che sono stato capace di causare. Ma questo ragazzi è la guida Thorn, noi siamo sportivi, noi siamo come si direbbe Dread o Johnny Crick, siamo Sdrogo, quindi ce ne freghiamo delle regole e facciamo anche i frontali insieme. Allora, ovviamente spero che comunque questo gameplay vi possa piacere, se vi piace condividetelo, aiutate a far crescere questo canale che davvero stiamo diventando in tanti ragazzi, cioè fino a alcuni giorni fa eravamo a 138, ora siamo a 142, quindi piano piano sembra che gli iscritti stanno aumentando, quindi ragazzi a 200 vi faccio un nuovo montage, quindi cerchiamo di arrivare il prima possibile. Se vi interessano i montage di Lucan Thorn, poi ovviamente vi chiedo un consiglio comunque di condividere questi video se vi va, in maniera tale che la community più siamo meglio siamo. E poi comunque secondo me uno youtuber non, cioè, deve essere legato al suo ambito di origine, ragazzi, un'altra cosa da non fare, il sorpasso senza una freccia in autostrada. Secondo me uno youtuber deve restare legato alle sue origini, ad esempio c'è chi tratta COD e deve restare legato a COD, oppure come me chi tratta Total War che tratta, cioè deve trattare Total War. Però ad esempio io diciamo che sono un tipo che se devo dare comunque un gameplay alternativo cerco sempre di darlo, perché comunque poi sempre la stessa solfa scoccia. E quindi spero che queste motivazioni le capiate e vi possano interessare. Allora, addirittura mancano 20 minuti, cioè da che mancava un'ora mancano pochi minuti, quindi siamo arrivati a Strasburgo, quindi dobbiamo aprire tutto, rallentiamo molto, quindi usiamo molto il freno motore, cioè scaliamo addirittura in quinta. E purtroppo il motore sta andando su di giri, però è l'unica maniera per rallentare in sicurezza, perché qua poi se inchiodi ti arriva la gente da dietro, quindi questo qui è un piccolo consiglio che si fa: procedere a marce basse durante le discese. Quindi vedete ragazzi, fate anche scuola guida con Lucan Thorn. Allora, dobbiamo scendere per arrivare a Strasburgo, quindi dobbiamo, vabbè, comunque stiamo intorno ai 40 all'ora, quindi oddio, 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 sta prendendo davvero troppa velocità. Ok ragazzi, andiamo qua, perfetto, andiamo nella nostra corsia che tra poco riusciamo a completare anche. Cornuto, scusatemi ragazzi, non mi capita spesso, però dai, muoviti, madonna mia. Tua nonna ha cucinato pesante, No ragazzi, queste sono espressioni che generalmente faccio anch'io mentre gioco con Strasburg esplorata, che non ho guardato un emerito frappo. Questa è la cosa strana di questo gioco. Però quando avrò un track tutto mio, magari faremo un gameplay e faremo un free roaming per le strade d'Europa. Quindi free roaming. Madonna mia, non ci voglio credere. Giuro che se fai scattare il rosso, no? Le bestemmie che ti tiro. Ha fatto scattare il rosso. Non ci posso credere. Ha fatto scattare il rosso. Dannazione, dannato. Tu e tua sorella. Uffa, che palle. Ma non per il gameplay, ragazzi. Spero che per voi non sia questa la vostra relazione al gameplay. Ma personalmente, cioè, stare fermo a un semaforo così, senza fare niente, diventa un po' scocciante. Comunque la sparla si vede in lontananza, quindi
Almeno per fortuna quest'auto verde ha capito cosa deve fare, sperando che lo capisca molto in fretta. Come potete notare, sto cambiando in maniera molto veloce anche per acquistare subito velocità. Ok, perfetto. E così stiamo a posto. Siamo intorno ai 50 km all'ora. Piano piano, vedete, sto anche acquisendo una particolare pratica verso questo gioco. Oddio, oddio, ho visto il frontale, ragazzi. Ho visto il frontale. Ma perché? Perché i guidatori sono tutti deficienti qui? Cioè. Grazie. Ora questo merito è deficiente, che ha fatto le corse, ora si frega. Ora si frega sano sano. E guarda, se ci ha fatto fare la fila, guardate qua. La cosa bella, si è buttato. L'avete visto tutti quanti che si è buttato? No. Devo consegnare la Mercedes. Grande retromarcia. Vai con la retromarcia, vai con la retromarcia. Cioè, è fantastica la cosa. Perfetto, mettiamo un attimo la freccia e sperando. No. Facciamoci un attimo un giro e vediamo se la situazione si sblocca. Mamma mia, ragazzi, quanto è epico questo camion. Mannaggia a te, mannaggia. Ok, sperando davvero che. Ragazzi, guardate là, un po'. C'è anche qualcuno che passeggia allegramente senza sapere che. C'è Luca Antorna al volante, quindi sapete tutti bene che Luca Antorna al volante è pericolo costante. Mamma mia, che palle, che palle, che palle. Cioè, io dovevo fare una consegna, dannazione. Che palle però, dai, cioè, non è possibile sta cosa. Cioè, non è possibile. Si è sbloccata la situazione. Vabbè. Allora, vediamo un attimo. Facciamoci di nuovo il giro, ragazzi. Sembra che il gameplay non voglia terminare. Sembra che il gioco si sia affezionato a noi. E quindi noi gli diamo tanta dolcezza e tanta coccolosità. Allora, qua che cosa c'è? Concessionario della Scania. Che non me ne frega un frappo. Però, visto che ora stiamo qua in questa situazione, a questo punto cambiamo anche corsia. Torniamo indietro. Facciamo inversione di marcia. Facciamo un'inversione da pro in maniera tale che ci mettiamo e vediamo un po' qua come metterci. Come potete notare, ragazzi, da lontano vedete le guglie delle varie chiese gotiche di Strasburgo. Questo per farvi capire il gioco quanto è fatto bene. E il rosso è blu. Fatti verde, fatti verde, fatti verde, dannazione, fatti verde. Bravo. Ok, allora vediamo un attimo qua se riusciamo. Alleluia, si è liberata la zona, miracolo, si è liberata la zona. Finalmente ragazzi, e possiamo dire che questa consegna viene portata a termine proprio senza incidenti, senza altro, proprio nella maniera più pro possibile. No, non dirmi che devo andare dietro. Oddio, 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 qua mi vedo male, qua mi vedo male, qua mi vedo male. Perfetto, ragazzi. Abbiamo terminato, il livello è eccellente, quindi c'è anche il passaggio di livello davvero pro. Allora, ragazzi, come al solito lasciate un piccolo like, un commento ed eventualmente un mi piace. Poi, se vi è piaciuto il gameplay, condividetelo sui social network. Aiutatemi a crescere ulteriormente. Dobbiamo crescere, crescere, crescere. Questa è la parola chiave del canale. E a 200, quando arriveremo a 200 iscritti, vi farò un nuovo montage. Stavolta di qualche gameplay di ROM 2. Quindi, ragazzi, state collegati. Aiutatemi a crescere. Soprattutto, stay up, bros.